Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti alla nostra consueta appunta, al nostro consueto appuntamento con la serie dei Deformation Labius Case, oggi dedicata all'esperienza di Repower. Oggi il tema è l'applicazione di Analytics al trading, con particolare focus ovviamente sull'area di Repower, quindi l'energy, però insomma è declinabile su qualunque altro ambito che svolge trading e ha bisogno di migliorare raccolta dati, monitoraggio e actionability. Repower è un gruppo con una storia di un gruppo internazionale con oltre 100 anni di storia che nasce in Svizzera con lo sviluppo delle centrali idroelettriche per poi espandere la propria presenza anche al mercato italiano, diventando un operatore integrato su tutta la filiera elettrica dalla generazione alla vendita. Entrando un po' più nello specifico del nostro user case, quindi l'unità trading, il Repower, il trading è l'unità che si occupa della gestione e dell'ottimizzazione degli asset aziendali e quindi asset che vanno dalla produzione di energia da fonti fossili, rinnovabili, solare ed eolico, alla gestione del portafoglio clienti, quindi tutta la parte dell'approvvigionamento delle commodity power e gas, oltre che alla gestione di asset strategici legati alla capacità di import e di stoccaggio della commodity gas. Grazie. Vista l'esigenza di l'idea di creare una reportistica per un utilizzo di alto livello, quindi rivolta al top management, abbiamo prima di tutto effettuato un lavoro sulla parte, diciamo, di layout, la parte grafica, per allinearci a quella che era la reportistica preesistente utilizzata e sviluppata all'interno di Repower e quindi allineare anche tutta la parte legata alla struttura, diciamo, al layout e anche alle palette, quindi istituzionali utilizzate e condivise dalla nostra funzione marketing. Quindi abbiamo, come dicevo, abbiamo quindi strutturato la reportistica in questo modo, andando a visualizzare una serie di KPI sulla parte sinistra, KPI di riferimento come in questo caso mark-to-market, ma anche alcune indicazioni sulle esposizioni e il VAR, che insomma dal trading e il trading in generale sono poi i parametri di riferimento. Già questa è sicuramente un'enorme comodità, insomma andare direttamente nella fase di analisi attraverso gli action filter e quindi passare, diciamo, alla vista di dettaglio già con i filtri preimpostati e in prima battuta avere la possibilità di cercare di capire dove si concentrano e dove sono, diciamo, sono più evidenti le variazioni di mark-to-market per le diverse strategy o sub-strategy. Quindi,